Vesus Concept Food, un'esperienza gastronomica tra tradizione e innovazione. Vesus Concept Food è braceria, pizzeria, burgeria, gastronomia in un ambiente ampio e spazioso dal design industriale. Pizza e panini sono anche gluten free. Vesus Concept Food è anche lounge bar con il banco salumi dove gustare ricchi taglieri o semplicemente un aperitivo o un cocktail. Ampia la carta dei vini e la selezione di birre. Vesus Concept Food, Casoria. Brutta sconfitta per il Napoli Under 16 che, dopo aver perso sul campo del Genoa nella prima di campionato, crolla in casa 5-1 contro la Sampdoria. Partita a senso unico per i doriani che vanno in gol già all'ottavo minuto, con una bella palla in profondità per Paratici che la mette al centro e forte, tutto solo al centro dell'area di rigore, la insacca. Prova a reagire subito il Napoli al 17° minuto con Maida che, dopo aver dialogato con Esposito, calcia in porta ma non trova lo specchio. 1-2 rapidissimo della Sampdoria che segna al 38° minuto con una bella conclusione di Forte, servito in profondità da Parodi. E poi subito, un minuto dopo, con Paratici che batte Pugliese e sigla il terzo gol doriano. Occasione per il Napoli sul finale del primo tempo, con Chiocca che prova a calciare in porta ma la palla termina alta. Nel secondo tempo la storia non cambia, altro 1-2 feroce della Sampdoria che va in gol al 19° minuto sempre con Forte che sigla la sua tripletta personale e poi subito al 21° minuto con un bel colpo di testa di Paratici che sul corner stacca di testa, palo e gol. Nei minuti di recupero però arriva il gol della bandiera del Napoli, una bella azione di Pignarosa che la mette al centro per Barbella che da pochi passi batte il portiere della Sampdoria. Disastro totale degli azzurrini che terminano in 10 per l'espulsione di Pignarosa, rosso diretto dopo un fallo a palla lontana. Termina il match e anche l'Under 16 dunque rimanda alla ricerca dei primi 3 punti in campionato alla prossima partita, fuori casa contro la Juventus.